Volete passare una serata divertente? Molto divertente? Ma senza rischiare troppo? Allora andate a teatro e gustatevi la commedia brillante La moglie di chi? Della compagnia teatrale Gatto in Tasca di Torino. Curata nella regia da Guido Ruffa, la commedia ha come protagonista quello che potrebbe essere un qualunque sottosegretario di un qualunque governo del nostro paese. E lo so, cara, anch'io avrei avuto il piacere che tu fossi qui con me, ma sai com'è, dovrò lavorare tutta la notte. Si tratta, nel nostro caso, di Riccardo Russo Spera, il quale si prepara ad una piccante serata in albergo, mascherata da durissima seduta notturna di lavoro. Mai, fate la prima volta, però facciamole. Ma onorevole! Ma le cose non andranno proprio come previsto. La sua serata sarà movimentata dalla comparsa di un misterioso cadavere e da tanti altri personaggi che, più o meno volontariamente, faranno di tutto per complicare la situazione. Si deve essere preso la finestra tra capo e collo. Ma è morto? Di solito è così quando non batte il polso. Il nostro uomo di governo sarà quindi costretto a gestire un direttore troppo scrupoloso. È giusto. Meglio controllare. È giusto. Ma no, faccio io. Un solerte segretario. Onorevole, come ha potuto? Non ho ancora potuto. Un cameriere connivente. Lei può andare. Non abbiamo più bisogno di lei per questa cosa. Non ci sa mai come buttano le cose. No, vada a casa tranquillo a dormire. E poi cameriere bizzarre, infermiere teutoniche, mariti gelosi e amanti ingenue. Insomma, uno spettacolo dal ritmo incalzante, con un susseguirsi di situazioni divertenti e colpi di scena all'italiana, in un crescendo che porterà ad un finale da vedere. Per una serata divertente, andate a teatro. È più sicuro.